però gli faccio notare che l'ambiente che deve far germogliare le vocazioni e il popolo cristiano che deve produrre i suoi sacerdoti nella fedeltà a Dio. Un popolo infedele, un popolo paganeggiante, non è il terreno adatto per produrre vocazioni. Ecco perché io richiamo in questo momento tutte le famiglie qui presenti alla fedeltà al Signore, essere fedeli a Dio, avere un sacerdote in casa è un dono di Dio. Quando il Signore sceglie qualcuno dalla nostra famiglia, guarda con benevolenza, con amore questa famiglia. Se dovessero mancare i sacerdoti, mancherebbero coloro che ci danno la parola di Dio, coloro che ci assolvono dei loro nostri peccati, coloro che ci danno il corpo di Dio, il corpo di Gesù, senza di cui non c'è la vita. E allora io richiamo alla fedeltà al Signore. Questa mattina ci raduniamo qui come Giosuè radunò il popolo a Sichem e fece rinnovare al popolo il patto d'alleanza. Così anche questa mattina noi dobbiamo rinnovare la nostra alleanza con Dio. Dobbiamo fare delle scelte. Siamo anche a una vigilia di scelte che noi faremo per la vita politica, per la quale vita non siamo maturi. Manca in noi la coscienza cristiana politica, ma non sono qui per parlarvi di questa maturazione politica del cristiano. I guai in cui noi ci troviamo è perché non è maturata la coscienza politica nel popolo cristiano. Ci dominano quelli che noi non vogliamo. Non siamo noi a scegliere, ma sono gli altri a scegliere attraverso noi, perché manca la maturità cristiana. Se invece ci fosse in noi la maturità cristiana, allora se sceglieremmo noi chi vogliamo che domini sulla nostra nazione, sceglieremmo noi coloro che ci governano secondo un nostro modo di vedere la vita. E invece, mancando questa maturità cristiana politica, sono gli altri a determinare i nostri voti, sono gli altri ad orientarci, sono gli altri a servirsi di noi, e scegliamo padroni che non sono secondo il cuore di Dio. Ma questa è una parentesi. Noi siamo in un clima di scelta. Dobbiamo scegliere il Signore. Non possiamo stare così su due versanti. Dobbiamo scegliere. Questo è il dovere cristiano. E io vi dico questa mattina che dobbiamo scegliere il Signore. Siamo liberi,
di andare lontano da Dio, con tutte le conseguenze che questo allontanarci da Dio comporta. Ma se abbiamo ancora in noi operante la fede, se ancora abbiamo lo Spirito che ci guida, dobbiamo rifare delle scelte davanti a Dio, proclamare che il Signore è il nostro Dio e noi e la nostra casa seguiremo il Signore. Proprio a Sichem Giosuè raduna il popolo. Ci sono dei stranieri che hanno polarizzato l'attenzione del popolo, infiltrazioni di culti stranieri, hanno adulterato la vera religione monoteistica di Yahweh. Il senso del popolo era sviato e Mosè arringa il popolo a Sichem e dice: scegliete, ma non potete fare due strade, o la strada di Dio o la strada della perdizione, andate dove volete. E il popolo si risveglia alla voce del condottiero. Era la fede che si risvegliava e il popolo giurò fedeltà davanti al Signore. E Giosuè pose davanti la pietra che sta sotto il terebinto, dove nelle scritture trovate pietra, lì leggete Cristo. Quella pietra è Cristo. È una pietra che sente, che vede. È la pietra testimonio, la pietra che sente, vede e che è testimone se noi diciamo il vero o diciamo il falso. E questa pietra ci ricorderà l'impegno, il giuramento fatto, perché la pietra resta, permane, è un testimone che dura nel tempo. E allora questa mattina, che è una mattina di scelte, noi vogliamo scegliere per il Signore. Questa scelta comporta camminare nella via di Dio, reintrodurre Cristo, testimone verace, nelle nostre case, reintrodurre la fede, lasciarci guidare dalla luce dello Spirito, lasciarci guidare da Dio, senza annacquamenti, ricordare i 10 comandamenti di Dio, di cui neanche un iota cade. I 10 comandamenti che ricevono nel nuovo patto la forza dell'amore, quei 10 comandamenti scritti nelle tavole del cuore, ma che Cristo ci ripresenta e che sia santo il talamo, dove si celebra
l'amore di Dio. Guai che torna nel grande comandamento dell'amore. Bisogna risvegliare questa fede nelle nostre famiglie per avere un humus cristiano in questo mondo paganeggiante che è penetrato nelle nostre famiglie. Soltanto bonificando questo ambiente, questo humus, noi possiamo aspettarci che germoglino vocazioni al sacerdozio o alla vita consacrata. E allora chiediamo al Signore di illuminarci in questo momento, di robustire in questo momento la nostra fede, in modo che ancora una volta davanti a Lui possiamo scegliere. O Spirito di Dio, senza di cui nulla noi possiamo fare di valido, scendi dentro di noi, tu che ci hai radunato qui, ci hai chiamati qui, adesso risvegliaci, o Spirito di Dio, perché la luce penetra in noi, la luce della fede, perché l'amore penetra in noi e dia forza. Scendi, o Spirito di Dio, su questa assemblea che è qui radunata per ribadire la propria fedeltà al Signore. Spirito. Tutti in piedi invochiamo lo Spirito del Signore. Temete dunque il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dèi che i vostri padri servirono oltre il fiume e in Egitto e servite il Signore. Se vi dispiace di servire il Signore, scegliete oggi
chi volete servire. Se gli dèi che i vostri padri servirono oltre il fiume, oppure gli dèi degli Amorrei nel paese dei quali abitate, quanto a me e alla mia casa, vogliamo servire il Signore. Allora il popolo rispose e disse: lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dei, poiché il Signore nostro Dio ha fatto uscire noi e i nostri padri dal paese d'Egitto, dalla condizione servile. Ha compiuto quei grandi miracoli dinanzi agli occhi nostri e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli Amorrei che abitavano il paese. Perciò anche noi vogliamo servire il Signore, perché Egli è il nostro Dio. Voi non potrete servire il Signore, perché è un Dio santo e un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Egli vi si volterà contro. Pertanto io vi chiedo, se voi e la vostra casa volete servire il Signore. Quanto a me e alla mia casa, noi vogliamo servire il Signore. Quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore. Tutti! Quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore. Allora Gesù disse al popolo: voi siete testimoni contro voi stessi, che vi siete scelti il Signore per servirlo. Ripetete di nuovo se voi e la vostra casa volete servire il Signore. Quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore. E allora disse Gesù: eliminate gli dèi dello straniero che sono in mezzo a voi e rivolgete il cuore verso il Signore Dio di Israele. E il popolo rispose a Gesù: quanto a me e alla mia casa, noi quel giorno Gesù concluse un'alleanza con il popolo e gli diede uno statuto e una legge a Sichem. Poi Gesù scrisse il giuramento di fedeltà e condusse il popolo sotto la roccia che sta al terebinto, che nel santuario del Signore. Gesù disse al popolo: ecco, questa pietra sarà una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha dette. Essa servirà quindi da testimonio contro di voi, perché non rinneghiate il vostro Dio. E il popolo rispose: quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore. Tutti insieme. Quanto a me
questo comporta la eliminazione degli dei stranieri che si sono infiltrati nella nostra vita familiare. Noi e la nostra casa serviremo il Signore. Quanti dei stranieri si sono infiltrati nella nostra vita cristiana, nelle nostre famiglie, una mentalità mondana, un modo di agire mondano, un modo di vivere da cananei, come dice la Scrittura, per cui non c'è differenza nella mentalità nostra e la mentalità del mondo, nel modo di vivere nostro e nel modo di vivere del mondo. Ci siamo paganizzati nella mente, nel cuore e nella vita. Non c'è differenza tra un cristiano e un pagano, tra uno che serve il Signore venendo in chiesa e uno che non serve il Signore stando lontano dai sacramenti. Non c'è differenza, perché dei stranieri si sono infiltrati nelle nostre case e hanno creato una mentalità mondana, un modo di vedere le cose alla maniera mondana. Non è il pensiero di Cristo che domina nella nostra mentalità, non è lo Spirito del Signore che determina il nostro modo di agire. È il mondo che è penetrato nelle nostre case, quel mondo che deve stare lontano da noi, pur vivendo nel mondo. Noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Possiamo anche essere per il mondo, perché il mondo torni a Dio, ma non possiamo essere del mondo. Noi apparteniamo ad un altro. Deve maturare questa mentalità dentro di noi, questa coscienza. Siamo di un altro. Siamo di Cristo, per questo ci chiamiamo cristiani e dobbiamo lavorare per la gloria di Cristo, per la gloria di Dio. Per questo siamo un popolo regale che dobbiamo dominare le realtà terrene e riordinarle a Dio, non ordinarle come sono al peccato. Sottrarli al dominio di Satana che governa questo mondo, creando una civiltà nuova, la civiltà di Cristo, la civiltà dell'amore, la civiltà della purezza, la civiltà del rispetto, la civiltà della fraternità, la civiltà nuova di un popolo rinnovato. Ecco perché dobbiamo eliminare gli dei stranieri che entrano per le porte e per le finestre, ci condizionano nella mente, nel cuore e nei comportamenti. Dobbiamo far rivivere in noi i 10 comandamenti di Dio e dobbiamo improntare la nostra vita all'amore, all'amore per Dio e all'amore per il prossimo. Questo significa eliminare gli dei stranieri e vivere noi la nostra casa nel servizio del Signore. E allora in questo momento noi ci impegniamo, fratelli e sorelle, a vivere più cristianamente. Ci impegniamo ad eliminare tutto ciò che appartiene al mondo, tutte le pratiche mondane, tutta la stampa mondana che penetra
e forma la nostra mente, ad eliminare tutto ciò che ci inquina. C'è un inquinamento generale. Questa è la purificazione che il Signore esige da noi. Questa è la bonifica dall'ambiente familiare in cui può nascere una vocazione al sacerdozio e alla vita consacrata. E intanto benediciamo il Signore di tutto quello che ha fatto. Benediciamo il Signore che è penetrato ancora nelle nostre famiglie, ma dobbiamo aprire ancora di più le porte a Cristo, perché la luce di Cristo penetri nelle nostre famiglie e riformare la mente, il cuore e la vita, secondo il Vangelo, che non deve essere in un angolo. Tutti in casa abbiamo il Vangelo, ma il Vangelo resta in un angolo, il Vangelo invece deve rivivere in noi. O Signore, questa mattina io ti prego, in questo momento di intercessione, ti prego per il tuo popolo santo. Tu lo hai santificato, continuamente lo santifichi, rinnovando la grazia battesimale. Continuamente lo santifichi con la tua parola che purifica, con i tuoi sacramenti che vivificano. Io ti ringrazio, Signore, per questo popolo che è radunato qui attorno a te questa mattina, ma ti chiedo per questo popolo un'apertura allo Spirito, un'intelligenza nuova per una conoscenza più profonda di te, perché è nella conoscenza di te che noi possiamo vivere. Signore, ti chiedo la conoscenza di te, la verità che rende liberi, che fa vedere il male là dove è e fa vedere il bene. Ti chiedo occhi per vedere, da questo popolo gli occhi, la vista, la conoscenza, dà il dono della verità, perché sappia vedere il bianco e il nero, sappia discernere e dà la volontà di scegliere una volta che ha visto. Metti la rettitudine dentro i loro cuori, quella sapienza necessaria che incomincia col santo timore di Dio, perché questo popolo faccia delle scelte, non sia un popolo che si lascia guidare dagli altri, un popolo che si lascia influenzare dagli altri, ma un popolo che, istruito da te, come dice la Scrittura, istruito da te, possa essere luce e sale sulla terra, un popolo che ti possieda e diventi sale per il mondo, diventi luce per gli altri. Questo io ti chiedo, Signore, questa mattina. Dai il dono della conoscenza, il dono della sapienza, questi due doni necessari perché questo popolo possa essere veramente il popolo tuo. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. E adesso ti prego, Signore, per tutti quelli che stanno attorno a noi. Ti preghiamo per la gerarchia. Papa,
vescovo, i sacerdoti, perché siano illuminati dalla luce del Vangelo e guidati tutti dallo Spirito Santo. Fa, o Signore, che sia lo Spirito a guidare, non sia l'uomo a guidare. Per questo, Padre del Cielo, io ti chiedo tanta luce per il Papa, tanta luce per i Vescovi, perché diano gli indirizzi sicuri al popolo che chiede. Ti chiedo, o Signore, per tutti i sacerdoti, di vivere secondo la grazia della vocazione, secondo il dono ricevuto per l'imposizione delle mani, perché siano guida nel popolo, forma di vita nel popolo. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, ti chiediamo una grazia particolare per le nostre famiglie. Signore, tutela le culle della vita, le fonti della vita, che non siano inquinate. Signore, fa che non penetri nelle nostre case lo spirito del maligno. Signore, ti prego che le nostre case siano centri dove ancora venga alimentata la fiamma della fede, della speranza e dell'amore. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per i nostri governanti. L'Apostolo Paolo ci esorta nella lettera ai Corinti, meglio a Timoteo: voglio che si facciano preghiere per coloro che stanno al potere, perché possiamo avere una vita tranquilla e servire il Signore. Signore, noi ti preghiamo per coloro che ci dovranno governare. Signore, guida il nostro popolo con la tua luce, perché faccia delle scelte oculate e non sia la convenienza a determinare il voto, non sia l'influsso di questo o di quello a determinare il voto, ma ognuno davanti a te scelga quel settore o quell'uomo che davanti a te crede utile alla patria. O Signore, noi ti preghiamo perché il popolo scelga bene, e ti preghiamo perché coloro che saranno scelti siano illuminati dal tuo spirito, buone o cattive che siano, perché il popolo non soffra, perché l'Italia risorga ad una vita migliore di quella che abbiamo passato in questi anni. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo per i magistrati, perché amministrano bene la giustizia, secondo verità e carità. Non c'è più verità e carità tra i figli degli uomini. Signore, una giustizia che non è fondata sulla verità e sulla carità non è giustizia che scende da te. Signore, in attesa della tua giustizia, quella vera, quella che procede da te, somma amore.
fa che i nostri giudici, i nostri magistrati abbiano un lampo di verità, un guizzo di carità quando sono là a giudicare quelli che noi chiamiamo delinquenti, perché un po' tutti siamo delinquenti. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per i carcerati che soffrono nelle carceri. Signore, tu sai chi è reo, tu sai chi è non reo. Un po' tutti siamo rei. Ma ti chiedo, Signore, clemenza, bontà, misericordia per quelli che soffrono. Abbi pietà di loro e fa che il carcere sia una scuola, sia un momento di riflessione, sia un momento di grazia, un lungo momento di grazia per loro, ma non sia così opprimente da portare alla disperazione. Conforta i nostri carcerati. Tu un giorno dicesti: io era carcerato e siete venuti a visitarmi. Anche nei carcerati peggiori c'è sempre l'immagine tua, sfigurata per quanto vogliamo, ma sempre c'è l'immagine tua. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per i poveri, per tutti quelli che sono in disagio, per i poveri che si vedono e per i poveri che non si vedono. Ti preghiamo per i poveri di beni materiali, per i poveri di beni spirituali. Signore, ti preghiamo per la vera povertà, che è la povertà della grazia, per i peccatori. E ti preghiamo anche per quelli che mancano del necessario alla vita, per tutti quelli che mancano di qualche cosa, di un bene, o materiale o spirituale, per i peccatori, perché tornano a penitenza, per i poveri, perché abbiano il necessario alla vita e non bestemmino. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. E adesso, Signore, ti presentiamo i nostri ammalati. Ti presentiamo noi ammalati nello spirito e nel corpo. E ti presentiamo tutti i cari ammalati che si raccomandano a questa comunità terapeutica. Noi sappiamo che l'intercessione dei santi è un'intercessione potente sul cuore di Dio, perché al centro dell'intercessione c'è sempre Cristo Signore, Padre del Cielo. In Cristo Gesù noi ti offriamo tutti questi nostri ammalati e ti preghiamo in Cristo Gesù per tutti gli ammalati presenti, per tutti gli ammalati lontani, per tutti quegli ammalati che si sono raccomandati alla nostra preghiera del sabato. Per tutte queste persone, oh Signore, noi ti preghiamo. E adesso ascolta, Signore, le suppliche che ti vengono proposte per tutti questi ammalati che in maniera specifica hanno scritto a noi o hanno messo dentro i cestini le loro suppliche. Dio, Signore, tu sei venuto. A tutte queste richieste
aggiungiamo le altre richieste che sono qui in questo cestino colmo. Quanti drammi dietro ogni nome. Io vorrei che quando si leggono i nomi o quando si raccolgono le suppliche, ognuno rivive il dramma del fratello o della sorella e poi, facendo propri i desideri, facendo proprie le richieste delle persone, tutti insieme, uniti a Cristo Signore, l'unico intercessore, ci rivolgiamo al Padre perché voglia ascoltare le nostre preghiere e concedere. Aggiungo qualche intenzione particolare tra le molte che sono qui. È una madre che chiede che la figlia che vuole suicidarsi non compia questo gesto. È un caso tipico, quante persone vogliono farla finita, non ce la fanno più. Noi chiediamo al Signore per tutte queste persone tentate la grazia di sopportare con pazienza. Chiediamo luce al Signore perché non compiono un gesto dannoso per la loro salute spirituale, un gesto inutile. Per questo, Signore, e per tutte queste persone che sono tentate di suicidio, noi ti preghiamo. Qui c'è un bambino che vuole un altro fratellino, un'altra sorellina. E ha disegnato qua una figurina con un bambino sulle braccia. Attende questo bambino dei genitori. È un problema. Il bambino si chiama Pasquale, però ci possono essere tanti altri bambini con altri nomi che chiedono un fratellino e una sorellina. Non siate avari con il Signore. Che il Signore dia a tutti la gioia della prole. Tante persone non l'hanno, ma tante persone non vogliono questo dono di Dio. Chiediamo al Signore la generosità in queste persone che possono avere la prole e non la vogliono. E ti chiediamo per tutti una vita casta nel matrimonio, una vita morigerata, perché quando le fonti della vita sono inquinate, noi ci attiriamo l'ira di Dio sulla famiglia e sul mondo. Ti prego, Gesù, per avere un bambino. Oh, un bambino, questa è una donna che vuole un bambino. Il Signore questa mattina concede la maternità a diverse persone, è un dono che il Signore concede e speriamo che questa persona che ha chiesto la maternità sia una delle diverse persone che il Signore gratifica questa mattina. C'è una persona che chiede giustizia per il marito che è in carcere. È innocente. La verità la so soltanto il Signore.
In realtà ci sono tanti innocenti in carcere. Lasciamo che il Signore guidi i giudici. Tocchi anche il cuore dei giudici, che non siano superficiali ma oculati. Ma chiediamo per tutti quelli che soffrono nelle carceri, soprattutto per gli innocenti, che la grazia di Dio scenda. Una volta c'erano delle istituzioni belle, anche al tempo di Gesù. Pilato disse: è Pasqua e ogni anno un prigioniero destinato alla morte può essere graziato. Adesso di queste cose non ce ne sono più. Ogni tanto prima si sentiva una grazia. Quel tale è stato graziato, un reo, un assassino. Adesso c'è solo giustizia, non c'è più grazia. Comunque noi chiediamo al Signore per tutte queste persone che sono sotto il peso della giustizia, di essere visitate dal Signore per avere il conforto, e se sono innocenti di essere liberati. Signore, fa capire che c'è una persona che viene liberata perché viene riconosciuta innocente. Qui c'è una persona in mezzo a noi che ha mandato questo biglietto e dice: c'è qui una mamma presente, l'ho visto con una tunica in mano, una tunica perché il suo figlio vuole farsi sacerdote. Questa mamma è pregata di non opporre resistenza al figlio che viene chiamato dal Signore. Per cui una mamma qui presente è pregata di non opporre resistenza al figlio appena il figlio manifesterà la sua vocazione, ma sia lei la prima a porgere la tunica, a confezionare la tunica da consegnare a suo figlio che viene chiamato dal Signore. Signore, manifesta la volontà di guarire diverse persone. Noi siamo sicuri che il Signore guarisce, mantiene la parola e quando dà un'indicazione il Signore è sempre fedele. Ringraziamo il Signore per le diverse guarigioni che adempirà oggi, soprattutto nello spirito, e qualcuna anche così nel corpo. Benediciamolo e preghiamo il buon Dio perché con la sua grazia noi tutti possiamo guarire dalle nostre infermità fisiche e spirituali e possiamo camminare nella via del Signore più speditamente, cantando a Lui il nostro grazie. Alleluia. Alleluia.